Ciao YouTube, benvenuti in un nuovo video. Come avete capito dal titolo, oggi voglio sfatare una cosa che è stata detta, onestamente non so da chi, perché una persona mi ha scritto praticamente nelle domande, nell'email delle domande e mi ha chiesto: ma è vero che il risultato dura poco? Cioè, quindi si manifesta la persona specifica, questa persona torna e poi si allontana. Cari miei, se voi andate su YouTube americano troverete, quindi in lingua inglese, perché in lingua italiana ne parlano pochissimi, cioè ne parlo io, forse qualcun altro, non lo so, spero che ne parlino sempre di più. Tanto sono sicura che un giorno anche le persone che non ci credono si ricrederanno, succederà la stessa cosa che è successa con la legge dell'attrazione: all'inizio non ci credeva nessuno, poi inizia a diffondersi di più, le persone hanno delle testimonianze dirette ed iniziano a crederci. Sono sicura che crederanno anche alla legge dell'assunzione, perché giusto per informazione si chiama così, non è propriamente legge di attrazione. Poi magari vi spiego quali sono le differenze e tutto il resto. Quindi sono quelle tecniche che ti aiutano anche a manifestare la persona specifica, non è che si riferisce solo alla manifestazione della persona specifica. Se voi vi fate un giro sul YouTube americano, troverete storie di persone che non solo sono tornate da mesi e mesi di relazione con quella persona, ma che si sono anche sposate. Quindi ci sono storie di successo che parlano anche di matrimonio. Quindi non è vero assolutamente ed è stupido dire che questi risultati sono temporanei. Inoltre aggiungo che è una fortissima credenza limitante. Inoltre, chi dice una cosa del genere è anche ignorante, perché chi conosce la materia sa bene che quando si verifica una situazione nella quale la persona specifica si fa risentire e poi si ritrae, è perché è l'esatto riflesso di quelle che sono le credenze e le vibrazioni che la persona che manifesta ha. Quindi se quella persona ancora crede nella storia precedente, ossia che la persona specifica è qualcuno che non è consistente a livello di comunicazione e soprattutto che lei è una persona che non riceve una comunicazione consistente nelle relazioni, perché questa è la storia di se stessa che si racconta a livello inconscio, questo è quello che si verificherà. Se ci sono ancora insicurezze, ci sono ancora paure, queste sono quelle che poi si manifesteranno. Quindi non è che i risultati sono temporanei, cioè questa è una delle più grandi stupidità che si possano sentire, oltre che credenza limitante. Semplicemente bisogna ignorare le circostanze esterne, focalizzarsi su altro, sulla propria stabilità e affermare di ricevere una comunicazione più consistente anche da quella persona. Credete di più nel vostro potere, nelle vostre capacità. Io poi vi farò altri video sull'argomento. Vi ringrazio di aver visto questo video. Poi ci vediamo molto presto in un prossimo. Ciao a tutti!